tema della regolamentazione è sempre più critico. Come devono affrontarle le banche per riuscire a coniugare anche lo sviluppo? Ma il tema della regolamentazione ci ha accompagnato sostanzialmente nel corso degli ultimi 2 o 3 anni durante la crisi. È stata un'esplosione, un vero e proprio tsunami regolamentare che ha investito le banche italiane. Pensiamo a 2 o 3 numeri importanti. Nel 2014 il database di BCG regolamentare ha scaricato 40.000 nuovi requisiti normativi a livello globale. È una massa mostruosa da gestire. Pensiamo che grandi banche europee, ma anche banche domestiche di una certa taglia, spendono oggi dai 200 ai 300 milioni di euro solo per gestire e incorporare nuove regolamentazioni. Guardando avanti, sappiamo tutti di Basilea 4, quindi dell'incremento sostanzialmente di quelli che sono alcuni requisiti di capitale, la complessità ancora maggiore di gestire quello che è fondamentalmente quelli sono i modelli, ma ci sono anche temi importanti nuovi che vediamo come il conduct che viene soprattutto dal mondo anglosassoni. Anche Corbina Nibel ieri citava questo come uno dei temi che sarà un focus importante dei prossimi 1-2 anni, il cyber security molto importante, il resolution planning, insomma ci sono tutta una serie di nuove normative. Una banca cosa deve fare? Evidentemente non si può rifugire alla regolamentazione, ormai è diventato un tema con cui noi dobbiamo vivere, bisogna incorporarla completamente in quello che è il modo di fare business nella banca, che vuol dire sostanzialmente analizzare in modo sistematico la regolamentazione, spacchettare i requisiti elementari, capire su che sistemi informatici e su che processi impatta ciascuna regolamentazione e prenderla per sistema informatico e per processo, per poter sostanzialmente ottimizzare i costi. Bisogna sostanzialmente prendere anche il punto di vista strategico, capire quali sono i prodotti impattati, quali sono i business impattati e ottimizzare. In alcuni casi bisogna spegnere o ridurre alcuni business per scendere sotto una soglia di materialità, in altri casi bisogna rivedere anche il vero e proprio footprint delle legal entities nei paesi per renderle anche più risolvibili. Questo è un insegnamento importante della BRRD e di quella che è la Resolution Directive. Direi che il messaggio fondamentale è costruire un percorso strategico per assorbire la regolamentazione e farne parte della nostra strategia ed essere attivi sostanzialmente nell'incorporarla nel modo di fare business. Le banche italiane sono consapevoli della necessità di assumere questo approccio? Alcune banche sì, devo dire che alcune banche, soprattutto le banche grandi, stanno cominciando in modo strutturato e sistematico ad avere anche dei modelli organizzativi dedicati di persone che pensano in modo sistematico alla regolamentazione e la integrano in quello che è il modo di fare strategia. Direi sulle banche medie, sulle banche piccole forse c'è ancora della strada da fare.